grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi uomini e donne, grazie a voi, grazie a voi adulti e giovani, che ogni mattino, ogni pomeriggio, ogni sera e ogni notte andate e tornate. E famiglie che aspettano, aspettano. Ma una missione, solo passione, solo di cuore. Grazie a voi, infermieri, medici, Croce Rossa, forze dell'ordine, protezione civile e vigili del fuoco, i nostri angeli in terra, virus corona al vostro fianco. Tutti, dico tutti, non lo volete, lo combattete, lo evitate, perché lui è maledetto, ma è sempre lì, al vostro fianco, ma non vi arrendete e non vi fermate. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi. Questo è il tragitto di tutti i giorni, di tutte le notti. Casa ospedale, casa caserma, centrale operativa. Questo è il tragitto con il virus corona al vostro fianco. Tutti, dico tutti, non lo volete, lo combattete, lo evitate, perché lui è maledetto, maledetto, maledetto. Grazie a voi, uomini e donne, adulti e giovani, che ogni mattino, ogni pomeriggio, ogni sera ed ogni notte andate o tornate. Grazie. Grazie, 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 grazie. Ci siamo. Stereo 92 Web, sono Giumbo. Forse per lo spazio di Giumbo and Friends, o più o meno. E stiamo attraversando un periodo molto brutto perché abbiamo questo coronavirus che sta dando un po' fastidio a tutto il mondo, ma il morale deve rimanere alto. Io sto a casa, come tanti altri, e stando a casa ho avuto un'ispirazione. Vi presenterò un carissimo amico che è un artista straordinario e al quale mi sono rivolto. Ho avuto una ispirazione di getto di scrivere un testo per ringraziare tutti quelli che si danno tantissimo da fare in questo periodo difficile per colpa di questo Covid-19 e che non si tirano mai indietro rischiando sempre tantissimo. In poche parole, ho avuto questa ispirazione, ho scritto questo testo di getto e ho pensato a questo mio amico che ho chiamato e gli ho chiesto se aveva voglia di fare questo piccolo progetto per buttare nell'aria, nell'etere, questo modesto ringraziamento a chi si dà tantissimo da fare. E io adesso rivolgerò qualche domanda al mio carissimo amico che vi presento. Lui è Federico Montefiori, in arte Chicco Montefiori, che fa parte di Montefiori Cocktail, ma è anche Messier Blumenberg, che fa delle ottime produzioni musicali da solo, è molto particolare. E allora adesso ci darà qualche risposta questo mio carissimo amico che è al mio fianco. E allora
volevo domandarti, Chicco, quando ti ho telefonato, ti ho dato alcune indicazioni su questo brano, no? Su questo brano. Ti ho letto il testo, ma gliel'ho letto molto velocemente. Ma tu che cosa hai pensato? Mi hai detto, ma Giumbo è impazzito. Io ho pensato questo, Chicco. Cosa ne pensi? Dammi tu una risposta. Mentre mi leggevi il testo, sia la tua voce sia le parole così profonde mi hanno convinto subito. La seconda domanda, per il nostro Chicco, ti sei messo subito al lavoro per creare, questa base musicale, ma che cosa ti ha ispirato nella scelta dei ritmi e delle sonorità? Ho pensato a un genere tipo spoken words. Tipo un recitativo su base hip hop lenta con una linea melodica semplice per evidenziare di più il testo. Io so che tu hai uno studio di registrazione dove fai tutte le tue lavorazioni per poi lanciare i tuoi brani, il tuo genere musicale, ma questo lavoro che hai fatto per me e per noi, dove lo hai realizzato? In studio? Perché non si può uscire di casa, quindi deve aver compiuto un miracolo. Lo studio ce l'avrei, però in questi giorni non ci potevo andare, bisognava stare a casa. L'ho registrato in casa mia, col computer. E ora ti chiedo cortesemente, di parlarmi un po' di questo tuo nuovo brano che uscirà a giorni o uscirà in questo periodo. In questi giorni esce su tutte le piattaforme digitali, il mio nuovo singolo come Messi in Bloomberg, dal titolo Love in Tokyo, per cui love, love e grazie a voi. Ciao. Ti faccio un'altra richiesta. Imbraccia il tuo prezioso sassofono, il tuo strumento, il tuo compagno e intonaci qualche nota di questo brano che ho scritto io di getto dal titolo Grazie a voi. Grazie, grazie a te, Chicco, di essere qui con noi. Grazie a tutti gli amici che ci stanno seguendo e naturalmente Stereo 92 Web, fantastico. Sono onorato di far parte di questo gruppo. Grazie. Ciao. Ciao Chicco, vai! Vai col sax! Ok, il sax che faceva così.